in piazza per raccogliere stimoli ed idee per una campagna elettorale che sarà fatta fra la gente, per la gente, nel giorno in cui si sancisce la definitiva rottura del centrodestra con l'ufficializzazione della candidatura a sindaco di Salerno per Fratelli d'Italia di Antonio Iannone. L'altro candidato del centrodestra, Gaetano Matruda, lancia la sua proposta per raccogliere consenso. I salernani sono interessati a temi concreti e molto poco alle divisioni della politica. Noi stiamo dando una pessima rappresentazione, noi stiamo chiedendo ai salernitani di occuparsi dei problemi dei partiti. È tutto il contrario, la politica in campo e dà un senso se si occupa dei problemi e della soluzione dei problemi dei cittadini. Ecco, noi siamo qui, faremo questa campagna elettorale così, parlando alla città e parlando dei temi concreti che interessano le famiglie, i giovani e le imprese. Il dado è tratto e l'intesa di Bologna sembra ormai lontana di anni. Centrodestra diviso, incapace di fare sintesi tra civiche ed ex alleati. Chi si ispira a quei valori si troverà a dover scegliere fra ex amici. Questo è un dato negativo che io ho tentato di evitare, che Forza Italia ha tentato di evitare in questi mesi, facendo gesti concreti e appelli continui al valore dell'unità. Evidentemente c'è stata una valutazione diversa della quale a questo punto non possiamo che prendere atto e andare avanti. Ho sempre detto, e lo ribadisco, che è una strada in salita, ma la affrontiamo con grande determinazione, con una candidatura che spariglia le carte, giovane, coinvolgente, e naturalmente ce la giochiamo.